Già domani la rassegna stampa di Renews 24, ben ritrovati a tutti voi. Già dal titolo vi anticipiamo insomma quello che accade ogni sera, ovvero parliamo di quelli che sono i titoli principali, gli argomenti che troveremo domani in prima pagina sui principali quotidiani. È quello della scuola, scuola che sta per riprendere, diciamo che le lezioni più o meno inizieranno da metà settembre alla fine di settembre, però si torna in realtà a scuola. Almeno i professori lo fanno già dal 1° di settembre. Scuola, titola il Mattino di Puglia e Basilicata, salta il banco. La rabbia dei sindacati per la gestione del rientro da parte del governo. La UIL si ritira dal confronto per Green Pass e tamponi. Irresponsabile tornare indietro sugli accordi. Siamo nel caos su sanzioni e controlli. A Bari le storie dei profughi che in Afghanistan hanno smarrito il futuro. Il generale Tricarico dice la NATO ha perso credibilità. Questa volta partire col piede sbagliato, con una scuola e anche un'università, perché poi ci scopriamo che pure l'università è ancora un po', diciamo, terremotata da questo effetto Covid. Partire col piede sbagliato a scuola sarebbe proprio pregiudicare questa ripresa che c'è, economica importante, oltre il 5% di PIL, e anche una ripresa dei consumi. Chi può spendere sta spendendo, abbiamo visto comunque il turismo andare molto bene in queste settimane di, diciamo, di pausa per chi se l'è potuto permettere feriale, però rispetto all'anno scorso in cui facevamo questo dibattito sul controllo, il distanziamento e i banchi a rotelle, eccetera, la differenza fondamentale qual è? Che quest'anno c'è il vaccino. Sbagliare ora a scuola, non avere i trasporti adeguati, non avere il personale vaccinato, non riuscire a mandare avanti una campagna per i più giovani, non dico i giovanissimi, ma per i più giovani che comunque viaggiano già vaccinale, sarebbe devastante per il governo Draghi ritrovarsi di nuovo a distanza, perché sarebbe molto più grave di quello che è accaduto al governo Conte, che i vaccini non ce li aveva.